notizie sull'incontro del secolo. Contrariamente a quanto in precedenza stabilito, i cancelli dello stadio sono stati già aperti da questa notte. Ma che cazzo stai dicendo? E i cancelli dello stadio sono stati aperti già da questa notte. Successo. E perché? Per permettere alla folla di affluire con maggiore tranquillità. Alle 5 di mattina la curva sud era già piena. Un grosso... Ah, vaffanculo a mamma. Allora vuoi fottere giusto a me, vuoi fottere? E che cazzo? E come arrivi i cancelli senza avvisare al controspinto? E chi spazzino? Cazzarole e merda, l'organizzazione. Ma vaffanculo, storia da madre a quella spazzina. Ah, Marietta, l'ho detto tante volte. Tu ti occupi di tabacchi, io di articoli sportivi. Per cortesia, non confondiamo la gestione degli affari. Ma mica, quando sei pignolo? Sono pignolo. Dai che certi cazzo va a capo. E seduto. Ma hanno fottuto, ma hanno fottuto. Hanno aperto i cancelli dello stadio alle 5 del mattino, senza avvisare a me, e mo che cazzo va a capire? Senza avvisare al sottoscritto, hai capito o no? Senza avvisare a me che non si ho capito! Tanto tu alla partita non ci vai. Smegna bella, ma tu che cazzo vai a trovare? Ma tu che cazzo dici? Che cazzo vuoi? Aro cazzo viene, aro cazzo vai? Ma capati! Mica, tu devi venire a prestare l'assemblea. Ma quale assemblea? L'assemblea del CA. E che cazzo è? Collettivo autonomo contrabbandiero. E che cazzo me la porta a me? Io sono un rocasso, collettivo autonomo sportivo. Qua dobbiamo vedere se bisogna scioperare o no. Ma contro chi? Contro la Svizzera. Malboro, Murata e Winston sono arrivate alle stelle. E non ci trovano più. E poi dove andiamo a finire? Di questo passo la gente le sigarette se le va a comprare dai tabaccai. Che cazzo c'ha secchio? Che dici? Che cazzo c'ha secchio? Dice, ma che stai dicendo? Maria, non mi capisci più, sto parlando italiano. Che cazzo, ci azzecchi io con l'assemblea? E c'entri, perché in caso di contestazione tu sei l'unico che sa mantenere l'ordine. E se succede un poco di ammuina, arrivi tu e dici cazzo! Mica, come dici cazzo tu, non lo dice nessuno. Maria, e tu mi piglia per culo a me, mi piglia per culo a me, Maria. E poi che cazzo, e che cazzo mi sta dicendo le male parole? Tu sei una signora, hai capito? Non l'hai scordato. E che ho detto? Ho detto solo che sei il miglior dicitore di cazzo di tutta Napoli. Comunque, ringrazio per l'onore e cedo la presidenza. Revisa Mandella. Qua Mandella. Come qua Mandella? Marie, a Mandella, Napoli. Inda Caccavella. Lo chiamo a Mandella. Mandella, Napoli, inda Caccavella. Ma te pare possibile? Ma guardate, guardate, mannaggia. Insomma, mica è serio, tu devi venire all'assemblea. Ma Marie, ma tu dove cazzo vivi? Ma tu non hai capito che oggi c'è sta Napoli Juventus? La partita del secolo, sono 70 anni che stiamo aspettando questa partita del secolo. Oggi si deciderà chi aspetterà lo scudetto. E alla signora ci facciamo un mazza così oggi. A qua signor? A signor Robiano Coppa. Marie, quanti signori in Italia ce ne sta una sola? Due, dopo al massimo. E capito? E alla signora che condusse oggi ci facciamo un mazza così. E come ha detto bene per la Ina, mazza. Questa non è soltanto una questione sportiva. Perché oggi si decide anche il futuro economico finanziario della disoccupazione del sud, perché il signor Agnelli, dopo questa figura di merda, se si vuole rifare una faccia, la Fiat la deve portare a Napoli, la deve portare a Napoli! Ehi! Così fatto! Napoli! Cia cia cia! Napoli! Cia cia cia! Napoli! Napoli, cia cia cia, forza Napoli! Mamma, mettiamoci a sedere, dobbiamo parlare di una questione molto importante. Mo, subito. Ora o mai più. Cia cia cia, e che cazzo è successo? Papà, oggi per me è un giorno importante. E lo dici a me, oggi al San Paolo ci sta un incontro storico, più storico di quello fra Garibaldi e Mussolini a Teano. Veramente a Teano Garibaldi si è incontrato con Napoleone. Se dobbiamo proprio dire la verità storica, Garibaldi si incontrò con Vittorio Emanuele II. Vittorio Emanuele II? Sei sicura? Non è risentimento di quarto? Papà, Garibaldi a Teano si incontrò con Vittorio Emanuele II, re dei Piemontesi, e gli disse, maestà, vi saluto re d'Italia. E noi oggi ai Piemontesi gli diciamo, maestà, salutate voi scudetto, e adesso fatemi andare che devo andare a lavorare. Napoli, ciao ciao ciao, papà, Napoli. Papà, tu oggi alla partita non ci vai. Uì, smegna bella, ma tu che cazzo stai dicendo? Naro cazzo vieni, naro cazzo vai, che cazzo sì, che cazzo vuoi? Papà, mamma, voi lo sapete, io non vi ho mai nascosto nulla. Amo Maria Agnello Esposito e voglio essere sua. Ah, faccelo cazzo.
È una decisione importante, ho bisogno del vostro consiglio. Certo, è una decisione importante. Non si può prendere così su due piedi, ma la pigliamo stasera, domani, con calma. No, papà, Marianello è qui fuori, aspetta una risposta. Ah, e falla entrare. Così gli facciamo una bella tazza di caffè, due biscottini, lo facciamo accomodare. E così poi ti sappiamo di se ci piace o no. Ma che cazzo, tazze di caffè? Che tua lottina e i biscottini, che deve piacere a noi? Deve piacere alla ragazza, scusa, a te ti piace, ti soddisfa, sì, belle papà, ecco, piglianille è sempre Forza Napoli! Ma allora non hai capito niente, ho bisogno del vostro consiglio. Cia. Non sono ancora convinta, questo è il mio dramma. Non ne sei convinta? No. E non ti pigliare. Ma è tanto affettuoso. E allora pigliatillo. Però è bruttolillo. E allora non ti pigliare. Ma c'è uno sguardo dolce. E allora pigliatillo. Tieni un naso scuro. Oh, Marissa, di questo passo arriviamo al 28° del secondo tempo e ancora non abbiamo deciso se te le pigliare o non te le pigliare. E dato sì che stavolta in bontà sua a me non mi aspetto. Belle papà, to, mua, ne parliamo questa sera e Forza Napoli! Eh già, così il Napoli perde, tu ti incazzi e non ne parliamo più. Sancio, da dove sei seduto, cari? Che il Napoli perde! L'occhio e moloccio, sono porticello all'occhio, affuttati in dall'occhio, corna e stracorna, la notte fino al giorno, cazzo e stracazzo, a chi ce l'ho un po' cazzo, c'ho un bimbo, mazzo! Sancio, da mietto c'ho cazzo, da mietto c'ho la mano, tu faccia, c'ho quando si bella. Forza Napoli! Napoli, cia-cia-cia, Napoli, cia-cia-cia. Napoli, cia cia cia, Napoli, cia cia cia, e a questo punto mi passo manco un pazzo, adesso me ne vado, è sempre Forza Napoli, e mi fermo manco un battaglione di carabinieri a cavallo, ci carremato, Forza Napoli! Siete voi Michele Sintona? Sì, sono io. E tu chi sei? Aro cazzo chi? Aro cazzo ma? Che cazzo vuoi? Polizia. Cazzo? Dunque, voi siete Michele Sintona? Sì. Il computer non poteva sbagliare. Segnalazione esatta. Sì, eh? Complimenti. Bravo. Bravissimo. Grazie, altrettanto. Stupendo nascondiglio. Un'idea intelligente. Mimetizzazione perfetta. Sì. Ma noi non ci siamo cascati. Ah, no? Questa volta lei non ci sfuggirà. Uè, scemegna bella, non vorrei ripetermi, ma tu che cazzo sei? Aro cazzo vieni, aro cazzo vai, chi cazzo vuoi? Michele Sintona, la sua latitanza è finita. L'America è ormai lontana. In nome della legge la dichiaro nel resto. Subito, subito? Non possiamo fare più tardi verso le 5:30 dopo la partita, eh? Michele, ma con quel tiro in aria che tu pensi alla partita? Marissa! Vabbè, commissario! Ma riprendi la scelta! Ma giù il coppa capo che figlio vuoi! Mamma, non fare così! Ma che ha fatto papà? Che ha fatto papà? Che ha fatto papà? Falso in bilancio. Truffa aggravata, esportazione di capitale, bancarotta fraudolenta, appropriazione indebita, falso ideologico. Che facciamo d'esagerazione, se sapeva tutte queste cazze cose stavo qua, io stavo in America a po' signor. E ci siete stato? Appartamento nella Fifth Avenue, intervista al New York Times, conferenza all'Università di Berkeley, fotografato l'inaugurazione della stagione del Metropolitan, sottobraccio alla Taylor. Com'è? Com'è la Taylor? Sempre bella. Ma io preferisco di vice Fenech, più artista, più... Sì, ma la Taylor... ma lei vuole mettere la Fenech, la Fenech. Ah, certo, certo, bisogna fare presto. Ah, sì. Certo, bisogna fare presto, noi siamo qui a perdere tempo e fra poco comincia quella spaccimba di partita. Andiamo, facciamo adesso. Lei, intanto, a termine di legge, può nominarci un avvocato.